Sono Alex, l'editor di Debit, appunto l'opera di Debit che studio sul viaggiatore. Niente, my question basically is, after the financial crisis, I mean, trillions were sent to the bankers so to keep them afloat. I mean, this turned up on the government accounts, and so they produced, especially in the EU, a debt crisis, in order to solve which the neoliberal priest that I fed the first time recourse to the discourse of austerity, to savage cuts, to culture, education, and so, as answer to the crisis. So, what's your take on this? I mean, having been in Greece, and what's your take on the movement against that? Okay. Lo dico in italiano perché non ho capito, okay. I say in Italian just so. Cioè, sostanzialmente, dopo la crisi finanziaria del 2008, triliardi sono stati mandati alle banche per salvarle. Questi triliardi si sono mostrati sui conti dello Stato, scatenando una crisi del debito, una crisi del debito per risolvere la quale è stato scatenato il discorso dell'austerità. Lui che è stato in Grecia, come vede questo discorso, this moralizing discourse on debt, questo discorso moralizzante sulla Grecia e gli altri paesi del sud che devono imparare a comportarsi, e come vede lo stato dei movimenti di resistenza contro il debito. Ok, I'm going to try to answer this one briefly. It's going to be hard. What we have since 1971, the world has seen nothing but a continual sequence of debt crises of one sort or another. Dopo il 71, da quando è stata sospesa la convertibilità dell'oro, c'è stata una serie di successioni finanziarie, una più devastante dell'altra. I chose the date 1971 because that was the date that the dollar officially went off the gold standard. So we rapidly moved into a new phase of monetary history where, you know, most transactions are credit transactions. We have the financialization of capitalism. We have multiplication of forms of credit to substitute for old social welfare policies. No, se parlo del 71 appunto per quando Nixon disancorò il dollaro dall'oro, e siamo entrati in una fase di iperfinanziaria in cui tutte le transazioni sono transazioni creditizie. Esatto, la sostituzione del credito per al posto delle politiche di welfare in un nuovo regime monetario. Now we like to think of this as something entirely new, you know, this brave new world of virtual credit money made possible by computers. But the irony is, if you look at history, this is actually the original form of money. Credit systems of this sort existed long before the invention of physical currency. Noi pensiamo che sia un sistema nuovo, la moneta virtuale elettronica. Ma invece, se guardiamo la storia, l'invenzione del credito virtuale è un'invenzione che risale agli albori della civiltà ed è ricorrente nelle fasi di economiche del storico. So history moves back and forth between periods where you have credit money, and money is assumed to be an IOU, it's a debt, it's a social arrangement, and periods where people think that, you know, are actually using physical coins in everyday transactions, and people think gold and silver, what money really is. Quindi la storia è un'alternanza di periodi di moneta virtuale e moneta monetaria coniata, e quindi c'è un'alternanza di periodi in cui metalli preziosi sono la fonte della moneta, in cui invece altri momenti in cui la moneta è un'istituzione sociale di io devo a te, un sistema di pagherò, una catena di pagherò. But here's the catch. When you have periods of virtual credit money, the problem is always how to make sure the system doesn't fly out of hand, how to make sure that, you know, the bulk of the population isn't effectively enslaved to those who have the means to create credit. Allora, ma questo è il problema, che nei periodi di credito virtuale il problema è come impedire che una minoranza della popolazione schiavizzi col meccanismo del credito la maggioranza della popolazione. So there's always some mechanism put in place to protect debtors.
For example, in ancient Mesopotamia, there was periodic debt cancellation. Every new king would declare a clean slate, similarly biblical jubilees. In the Middle Ages, which is another period of virtual credit money, there were laws against usury, taking interest, debt peonage were made illegal. Ok, quindi ci sono sempre stati dei meccanismi di protezione del debitore. Se risaliamo all'antica Mesopotamia, c'erano ricorrenti fasi di giubileo di cancellazione del credito. E se ritorniamo al Medioevo, un altro periodo di moneta virtuale, vi erano restrizioni religiose contro la pratica dell'usura. Now, what do they do this time? Instead of creating some vast overarching institution like ancient sacred kings or canon law, they create the IMF. But the IMF does the opposite. Instead of protecting debtors against creditors, it's there to protect creditors against debtors and make sure that no one ever defaults. E quindi invece oggi cosa succede? Invece di avere grandi re sacri come Hammurabi, anche se mi ha detto comunque si riferiva, abbiamo che cosa? Il Fondo Monetario Internazionale, che invece di proteggere i debitori protegge i creditori, anzi la sua funzione è che non ci siano mai default, quindi non riesce mai a smontare il meccanismo del debito altrimenti contenibile. Well, the result is predictable. We've had nothing but a series of debt crises ever since. And not only sovereign debt crises, but crises of personal debt. I always say that if Aristotle were somehow brought back today and went to America, he would take the distinction between people so indebted that they sell themselves into slavery to work for others, and people so indebted that they rent themselves to work for others. It'd be kind of a legalistic distinction. He would conclude that most Americans actually are debt slaves. Allora, e quindi non vi è sorpresa che c'è stata una serie di crisi debitorie a causa di questo dell'impianto neoliberista del Fondo Monetario Internazionale, e se Aristotele fosse vivo oggi concluderebbe che la maggioranza della popolazione è costituita di schiavi indebitati costretti a lavorare. So the solution is obvious, and everybody really knows it. The solution is obvious, and everybody knows it. Like, the debt will have to be canceled. There's no way to avoid that. La soluzione è ovvia e non ci sono modi per girarci intorno. Il debito dovrà essere cancellato. This will happen. The question is not whether it will happen, the question is how it will happen, and that's the political struggle. Ma la questione quindi non è se avverrà, ma come avverrà, ed è quindi la questione fondamentale della lotta politica. Of course, the elites want to do it in a way as secretive as possible, so as to preserve that idea of the morality of debt as a weapon. Quindi certo le elite vogliono farlo nel modo più segreto possibile, e quindi per sorreggere la moralità del debito pubblicamente, ma privatamente facendo altro. We have to demand that it happen in as public and dramatic a way as possible, a clean slate, a jubilee, so as a way of saying no, money is different now, it's a political institution, and for democracy to mean anything, it means that we all have to have a say in what kind of promises we make to each other and what kind of promises are kept. No, invece quindi noi dobbiamo fare un gesto enorme pubblico di fare lavagna pulita, piazza pulita e chiedere un giubileo del debito e rivendicare la creazione di moneta come istituzione politica, come sistema di promesse che ci facciamo l'un l'altro. So this is why I have been urging a general jubilee in the biblical style, a total cancellation of debts, which could, and of course then the political question is what follows that. I would suggest massive reduction in working hours, for example. Quindi la rivendicazione fondamentale è un giubileo in stile biblico della totale cancellazione dei debiti, e allora la questione politica interessante è che cosa gli succede, e io per esempio butto lì sul piatto la riduzione dell'orario di lavoro. After all, what is debt? It's a promise of future production, of future labor, of future exploitation. The level of, the reason we have these insane levels of debt is because we have a system which constantly demands us to produce more and more in a way that's utterly ecologically unsustainable. Ma perché cos'è il debito? Una promessa di lavoro futuro, di produzione aggiuntiva nel futuro. Ed è questo meccanismo che dobbiamo
fermare perché richiede una crescita produttiva, quantitativa, che è incompatibile con i vincoli ecologici del pianeta. So the moral ideology of debt and the moral ideology of work, that both of these things, that debts have to be repaid, that work is always a positive thing and people should do more and more of it, these are the most powerful ideological weapons in the hands of the enemy, and we have to destroy them. Quindi la morale ideologica sul debito, come la morale ideologica sul lavoro, sono le armi più potenti a disposizione del nostro avversario per controllarci. Io volevo focalizzare un tema che è quello dei saperi e anche dei movimenti studenteschi che si battono proprio per il sapere, prima di tutto perché Milano è una città dove, cioè, anche storicamente le realtà studentesche sono tra le più vive, e secondo perché, come penso che molti qua sappiano, anche il cantiere stesso, questo centro sociale, è stato occupato proprio dal coordinamento dei collettivi studenteschi, quindi insomma diciamo che è un tema che ci sta molto a cuore. Volevo fare un paio di riflessioni e una domanda, ovviamente, sulla base anche degli spunti sia dati dal movimento Occupy in generale nel mondo, sia anche soprattutto dalle riflessioni sulla critica della democrazia occidentale. La scuola, il mondo della scuola ha una potenzialità molto forte proprio per il carattere della scuola di essere anche in grado di essere una comunità che in qualche modo riesce a sfuggire e a mantenersi autonomo rispetto ai meccanismi, alle logiche di mercato che invece di fatto investono e imbrigliano la quasi totalità degli aspetti della società. Ci chiedevamo appunto anche se probabilmente proprio la radicalità dei movimenti studenteschi, anche tipica dei movimenti studenteschi, non affondi le sue radici proprio in questo spazio di autonomia e di, appunto, diciamo, emarginazione però positiva da queste logiche. In questo senso in Italia stanno per arrivare le prime riforme dell'epoca del governo tecnico e sono riforme che ruotano intorno al concetto che loro chiamano di meritocrazia, ma che a noi sembra molto invece una risposta alle logiche di tutela del privilegio e privilegio dell'istruzione e della formazione per i soliti pochi, comunque per i ricchi, per l'1%, insomma. Tra l'altro riforme che seguono altre invece ben più politiche, e questo fa riflettere anche un po' sul ruolo anche dello Stato, no? Che vengono poi dai libri di spunti di Greber, ben più politiche, dove invece appunto vengono introdotti grossi elementi di coercizione, di autorità, di anche repressione, forse volte a imbrigliare proprio quel potenziale conflittuale e di subordinazione. Sicuramente non è una cosa solo italiana, ha fasi con tempi anche diversi, però ci viene in mente il modello americano, nel senso della meritocrazia è forse già molto più avanzato del nostro, e poi però ci viene in mente che tra tagli all'istruzione o innalzamenti delle rette si è visto tanto tra Londra, Cile, Canada e così via. Questo però appunto, cioè, se da un lato è l'effetto, diciamo, più negativo, no, della globalizzazione, dall'altro tutto quest'anno è ancora molto affascinante guardare la contaminazione tra i movimenti. Ci interessava sapere anche se e in che modo soprattutto la difesa della scuola pubblica, o meglio la lotta, perché proprio non può esserci solo a livello di difesa, ma deve esserci anche tutto quel livello di costruzione comune di un altro modello di istruzione e formazione, possa essere considerato come un elemento fondamentale del movimento Occupy, proprio perché tutti i movimenti studenteschi che si sono visti e tanto anche parlano proprio il linguaggio di Occupy. That's a really great question. Thank you for asking that. Before I was involved in Occupy in New York,
I was involved in the student movement in the UK and in a whole series of student occupations. I think there were over 29 student occupations in the UK last year. È un'ottima domanda. Io prima di Occupy Wall Street sono stato coinvolto nel movimento studentesco in Gran Bretagna, dove nel corso di un anno ci sono stati sui 29 occupazioni studentesche. And the issue there was the attempt of the British government to create an American-style system based on high tuition fees and student debt. E la posta in palio in quel conflitto era il tentativo da parte di Gran Bretagna di introdurre il modello americano di gestione attorno usando l'aumento delle tasse dei soldi da pagare e l'istituzione del debito studentesco. And I think it's really telling that this was the primary reaction of the British government to the economic collapse of 2008. Ed è molto indicativo che questa è stata la risposta principale del governo britannico alla crisi economica del 2008. And if you think about the matter logically, which of course no one ever does, what happened was exactly the opposite of what you would think should happen in a circumstance like that. Se pensi logicamente alla questione, cosa che non accade, quello che è successo è esattamente il contrario di quello che doveva succedere. Since after all what we saw in 2008 was a complete failure of the financial system and of the economic system more generally. Visto che quello che abbiamo visto nel 2008 è stato un fallimento totale del sistema finanziario e del sistema economico in generale. So the financial system completely failed and collapsed. Meanwhile, the educational system in Great Britain operated pretty well. Perché in Gran Bretagna, mentre c'era il collasso del sistema finanziario e economico, il sistema della formazione e dell'educazione continuava a funzionare bene. So if logical policy had anything to do with it, you would think that the solution would be to make the financial system work more like the educational system. Allora, in quell'istanza l'approccio più logico sarebbe stato di cercare di far somigliare il sistema finanziario a quello dell'educazione. Instead they say no, we must make the educational system work more like the financial system. E invece è stato fatto il contrario, si è detto che il sistema dell'educazione doveva somigliare più a quello della finanza. What I think this shows is that what we are really seeing was a ideological offensive against any sort of social alternative, or the kind of place from which ideas about social alternatives might emerge. Quello che invece si è visto, questo dimostra che c'è stato un'offensiva ideologica contro qualsiasi forma di alternativa sociale o contro un qualsiasi luogo in cui da cui poteva emergere un'idea di alternativa sociale. After all, I mean, the essential ideological line through the years of neoliberalism had been financiers, hedge fund managers. They're not nice people, we admit that, but they're extraordinarily smart, they're extraordinarily competent. Well, during the years of neoliberalism, white people we'd been told over and over again. Durante gli anni del neoliberismo, dell'espansione neoliberista, c'erano stati indicati le figure come i gestori degli hedge fund, i grandi della finanza, i banchieri, sicuramente non come persone simpatiche, ma comunque come persone intelligenti and competent, yeah. E competenti. Now, especially, it was said, they were the only people who were really capable of assessing value. In particolare erano stati indicati come le uniche persone che erano veramente capaci di fare una stima di che valore aveva una cosa. Essentially in 2008 what we discovered was everything they had told us was a complete lie. Quello che abbiamo visto nel 2008, quello che abbiamo scoperto è che tutte le cose che ci hanno detto erano delle menzogne. And that meant not only that markets don't really run themselves, debts don't really need to be repaid, but also that these people were completely incompetent and they destroyed the world economy because they had no idea how to estimate even the value of their own financial instruments.
quello che abbiamo visto è che non solo i mercati non si gestiscono da solo, non solo il debito deve essere pagato, ma che queste persone erano completamente incompetenti e non erano neanche, e che avevano distrutto l'economia globale perché non erano neanche capaci di fare una stima dei valori delle proprie, della propria ricchezza. So what is their first thing they do when they seize power, the conservatives take power? They attack the educational system, especially higher education, universities. E allora cosa fanno i conservatori appena prendono il potere? Per, come prima cosa attaccano l'educazione, in particolare il mondo universitario. But they attack it above all in a way which subordinates the logic of the university to the logic of capitalist value creation, to the market. Ma lo attaccano soprattutto in un modo che cerca di subordinare l'università ai modi di creazione e stima del valore nel mondo capitalistico. Because the university is the one place in our society where we are allowed to think about and experiment with other forms of value, pretty much all other forms of value. Perché l'università è uno degli unici luoghi nella nostra società in cui ci è permesso, siamo anche incoraggiati, a sperimentare e ragionare su altre forme di creazione del valore. So in a way it makes sense that having completely devalidated themselves, having revealed themselves to be completely, all of their claims to their own forms of value being superior had been proven to be a lie, they immediately attacked any place where other ideas about value could come from. Allora forse non deve sorprendere che appena erano stati riconosciuti come falsi tutti i valori che loro avevano promosso, hanno subito attaccato, cominciato ad attaccare tutti i luoghi in cui si poteva produrre un'idea diversa dei valori da quello che avevano loro. So the student loans were a means to that. There were two phases actually. First there was something called the Brown Report. They made a report on educational reform which assumed that no one goes to university for any other reason than to become rich, than to increase their life income. Ci sono state due fasi a questo attacco. Il primo è stato il Brown Report, un report costruito interamente sul presupposto che l'unico motivo per il quale una persona frequenta l'università è per diventare ricco. Then they said, let's triple tuition and lend students the money so they have to pay it back for the rest of their life. So of course, most students, you know, when they read the Brown Report, they said that's ridiculous. So, you know, we don't go to university so we can become rich. You know, we go there because we're actually interested in knowledge. But the moment you're indebted for the rest of your life, you have no choice but to act like the people that the Brown Report assumes. Allora cosa hanno fatto? Hanno triplicato le tasse universitarie e hanno detto prestiamo i soldi ai studenti per pagarlo. La risposta da parte dei studenti era quello di dire no, ma noi non andiamo all'università perché ci interessa diventare ricchi e andiamo lì perché ci interessa veramente quello che studiamo e se saremo indebitati a vita a voi per pagare l'università non avremo We're indebted for life, so we have no choice but to act like the people in the Brown Report. Se saremo indebitati a vita a voi per pagare le tasse universitarie, non avremo scelta che cercare di essere come il tipo di studente indicato nel Brown Report, quello che vuole diventare ricco. Every single student occupation began with the same statement, which was education is not an economic value, it is a value unto itself. Ogni occupazione universitaria iniziava con la stessa dichiarazione, quello che l'educazione non è un valore economico, è un valore a se stesso, da solo. Yet what the people running the system were trying to create was a system where you're only allowed to think about non-economic value, forms of value, insofar as it can lead to your acquiring economic value. Però gli architetti della riforma dell'università stavano cercando di creare una situazione per il quale l'unico modo in cui potevi ragionare su delle forme non economiche di valore era metterlo in rapporto al valore economico che tu volevi avere dall'educazione. So essentially what we saw was the financial classes whose own economic model had completely failed turning to use the coercive power of the state to subordinate any possible alternative
simply to fall, you know, to fall back on coercion to establish their own form of value as the only one that was legitimate. Quello che abbiamo visto sono le classi finanziarie che, vedendo il loro modello screditato, ricadere sul potere coercitivo dello Stato per imporre che nessun altro modello potesse essere immaginato. Allora, siccome sono le 9, ovviamente con la traduzione è un po' più lungo, in questo momento c'è un altro intervento diretto molto breve e poi tre gruppi di 4 domande che abbiamo raccolto dal pubblico. Quindi proveremo a leggere tutto quello che è stato detto. Ovviamente lo diciamo anche a David, perché per finire per le 9:30 come indicazione è necessario in qualche modo provare a far restare anche tramite le risposte tutte queste questioni. Proviamo nel modo più democratico possibile, andiamo per sperimentazioni e facciamo. Ma io parto da alcuni elementi di novità dell'attualità. Il primo è che è vero che la democrazia è da anni che costruisce una propria mistificazione, ma mai come oggi questa mistificazione è così bassa. Cioè, quando vivi in Grecia e qualunque cosa voti ti succede la stessa cosa, la democrazia è finita. Cioè, la mistificazione finisce da sola. Cioè, non c'è bisogno di spiegarlo. Seconda questione. C'è un altro grande elemento di novità, che mentre il capitale negli anni passati, nei decenni passati, aveva una spinta propulsiva di scambio e quindi ha funzionato anche come miglioramento di alcune condizioni di vita, oggi la prospettiva è solo di peggioramento e impoverimento. Ed è un altro elemento che non si può non cogliere, perché te lo vivi sulla tua pelle tutti i giorni. E quindi questa non prospettiva in qualche modo nasce, si lega a una terza mistificazione. Lui parlava di repubblica, cioè della cosa pubblica, ma oggi della res è rimasto solo il debito pubblico. Ed è un'altra grande terza mistificazione. Allora, queste tre mistificazioni vivono perché in qualche modo c'è un'altra un pochino preoccupante, quella che di fronte a queste condizioni e situazioni tutti si sentono piccoli piccoli rispetto a qualcosa di gigantesco che non possono affrontare, no? E questo poi la situazione in cui ci si trova. Allora io partirei da queste cose per fare una domanda sulla democrazia. Tu hai parlato dell'esperienza del Madagascar, no, all'inizio, e qui anche di una forma di democrazia rurale. Io mi limito a dire tre cose semplicissime. Primo, è possibile parlare di inclusione nei processi decisionali se prima di tutto non c'è un reddito che garantisce alle persone di sopravvivere? Cioè, non è questo un elemento di inclusione? Seconda cosa, è possibile sostituire al concetto di res publica il concetto di comune e di costruzione del comune? Terza e ultima questione, come riusciamo con un grande sforzo di fantasia a renderci tutti un po' Madagascar o esportare questa esperienza oggi in una società altamente tecnologica? Well, I was only talking about Madagascar as an example of a democratic culture. probably the only point I was trying to make. But I think that in terms of someone once asked me, some rich person, said, well, you're an egalitarian. I mean, what are you really calling for here? Like, are you saying everybody should have exactly the same thing? You know, everybody should have exactly the same income, they should have exactly the same wealth, and is that what you want? And I thought about it, and I said, no, I'm calling for a society where that question would be completely stupid. That would be impossible to ask. Allora, sul reddito basic income, reddito di esistenza, una volta una persona ricca mi ha chiesto, ma cos'è che vuoi?
in una nuova società, una società in cui tutti hanno esattamente la stessa quantità di beni, la stessa quantità di soldi. E io invece gli ho risposto no, vorrei una società in cui quella problematica non si poneva neanche, quella domanda sarebbe semplicemente stupida. Oh, you already have one. So I think that if when I try to imagine my ideal society, I try to imagine a society in which people are sufficiently secure in their basic needs that they can pursue those forms of value which they find compelling, which aren't necessarily going to be incommensurable, those pursued by others. Incommensurable. There's no system by which you could say quando devo ragionare sulla mia società ideale, parto dall'immagine di una società in cui le persone vedono soddisfatte tutte le loro esigenze più basilari, più essenziali, e sono liberi di seguire le interesse, le forme di valore più diverse. This is an interesting thing about human history. I learned the other day when talking to an archaeologist. Recently, our assumptions about early cities have been completely transformed by new dates, basically. We discovered that both in Mesopotamia and the Indus Valley, there was a period of about 1,000 years of extreme egalitarianism, where people were living in cities, but there's no sign of social inequality at all. Recentemente, parlando con un archeologo, ho scoperto qualcosa di nuovo che ha cambiato molto la mia visione delle prime città. Ho scoperto che sia nell'antica Mesopotamia che nella valle dell'Indus c'è stato un lunghissimo periodo che nelle città non esisteva nessuna forma di gerarchia forte o di forte disuguaglianza sociale. But this is a big problem for primitivists who assume that urban civilization leads to hierarchy. In fact, for 1,000 years it didn't. But what it did lead to was an obsession with equality. Questo è chiaramente un problema per i primitivisti che vedono la forma urbana come inevitabilmente gerarchica e inuguale. In realtà non è così. Quello che però la forma urbana crea e porta a un'ossessione per l'uguaglianza. That is to say, mass production techniques had just been invented, techniques of standardization, and it terrified people. So people tried to be as equal as possible. It's very clear the houses are all the same size, even the bricks are all the same size. In queste città dove le tecniche di produzione erano state appena sviluppate, si vede un tentativo fortissimo di stare tutti uguali, nel senso che tutte le case avevano tutta la stessa dimensione, persino i mattoni erano tutti della stessa dimensione. So, but eventually, after 1,000 years, it did give way to extreme forms of inequality. Ma eventualmente, dopo un migliaio d'anni, questo è cambiato e si sono create delle forme molto forti di disuguaglianza. Because once you have that means to compare everything to everything else, you have a different type of politics. Appena hai quei mezzi per confrontare quello a tutto il resto, sviluppi una forma molto diversa di politica. And as we've discovered, once the inequality is introduced into urban settings, it's very hard to get rid of. E come abbiamo scoperto, una volta che la disuguaglianza è introdotta nel contesto urbano, è molto difficile toglierlo. It's amazing that they managed to hold it off for so long, but you know, it did happen. È incredibile che sono riusciti a evitare questo per così tanto tempo, però eventualmente è successo. However, it seems to me to move towards a genuine liberatory politics, we have to move away to the very possibility of comparison of different forms of wealth. Però mi sembra che se vogliamo muoverci verso una vera politica liberatoria, emancipatoria, dobbiamo spostarsi da un ragionamento sul confronto tra forme diverse di ricchezza. So yes, I believe in commons, but we also have to use that basic security we get from the universal commons
to create an infinite variety of more particular commons for people pursuing things that are really incomparable one with the other. E perciò sì, riconosco il comune, i comuni, però credo che dobbiamo cercare di creare un'infinità, una serie sempre maggiore di comuni diverse tra di loro, anche per esigenze e visioni incompatibili tra di loro. So this is my utopia, you know. Questa è la mia utopia.